Sulle spese condominiali dei MAP all'Aquila il TAR boccia il comune. Gli oneri di comparticipazione e le spese condominiali, per essere più semplici, non sono dovuti per i MAP, che sono i moduli abitativi provvisori costruiti dopo il sisma. A stabilirlo è stato il TAR dopo il ricorso di molti cittadini, soprattutto delle frazioni. Si parla di una cifra mensile pari a 60 centesimi a metro quadro. A rappresentare i cittadini gli avvocati Fausto Corti e Sara Cecala. La decisione di porre a carico degli inquilini anche il canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione delle parti comuni, oltre al canone di locazione, era del comune. I ricorrenti hanno sostenuto e hanno avuto ragione di non essere tenuti a concorrere alla manutenzione come per gli alloggi del piano case, le cui spese sarebbero più onerose, delle quali peraltro si sono sempre fatti carico, hanno detto, sostituendosi al comune. Io faccio una breve premessa. Devo dire che siamo molto soddisfatti di questo, dell'accoglimento del ricorso al TAR depositato nel 2015, come dicevi tu, quindi sono passati ben 7 anni, perché la pretesa creditoria del Comune dell'Aquila ci è sembrata subito inadeguata, o meglio infondata. Si venivano chieste delle spese di manutenzione straordinaria, quindi come per esempio la manutenzione dei tetti, che spettano al proprietario e non al conduttore, in questo caso agli assegnatari dei progetti case, quindi oneri impossibili da richiedere, perché il conduttore non è tenuto a porre a proprio carico questi oneri. Fermo restando che oltre alla condanna alle spese che il Comune ormai dovrà rifondere ai ricorrenti, anche per le spese ordinarie, di ordinaria manutenzione, non possono essere richieste forfè, quindi non è un costo stimato in astratto, ma devono essere agganciate a dei criteri normativi di liquidazione e poi non possono essere richieste ai assegnatari dei MAP quelle spese che non gli competono, cioè quelle legate a impianti strutturali che non sono stati collocati sui MAP ma solo sui progetti case. Faccio per esempio i pannelli solari, quindi un bel riscontro, soprattutto per coloro che in questi anni hanno cominciato a pagare delle spese non dovute. Di quante persone parliamo più o meno che si sono rivolte a voi? Beh, abbiamo fatto una class action all'epoca proprio perché abbiamo ritenuto inadeguato poter soggiacere a un balzello che non riteniamo ancora oggi, grazie alla sentenza, dovuto, e quindi insomma tutti coloro che avevano partecipato adesso godranno di questo pronunciamento.